Le Dolomiti Bellunesi sono fra le montagne più affascinanti d'Italia. Le leggende che si narrano su questi luoghi sono molte. Oggi ve ne racconterò 5. Nel Bellunese è famosa la leggenda del Mazzarol, una creatura dall'aspetto di un vecchio robusto vestito di rosso e dotato di un mantello nero. Si dice che sotto tale mantello nascondesse i bambini che disobbedivano. La leggenda vuole che chi metta piede nelle sue orme è destinato ad arrivare da lui dimenticandosi della sua vita. Si dice che un giorno una ragazza, calpestando le impronte del Mazzarol, si sia ritrovata davanti a lui. Le alitò sul viso e le fece dimenticare tutto quanto. La giovane fu quindi costretta a rimanere con lui al suo servizio. Negli anni a venire, la creatura le insegnò a fare il formaggio, il burro e la tosela. Un giorno, un cacciatore incontrò la ragazza e, riconoscendola, la riportò nel suo paese. Riuscirono a farle tornare la memoria solo dopo aver provato con il latte di una capretta bianca. La ragazza insegnò a tutto il paese di Primiero a fare il formaggio, il burro e la tosela. Le anguane sono delle creature mutaforma che spesso si presentano sotto forma di bellissime donne, a volte incrociate con altri animali. Amano vivere nei pressi di laghi e stagni e hanno un brutto carattere. L'anguana di questa storia si presentava come una donna dai capelli rossi e i piedi di capra. Amava tanto il formaggio e di notte lo andava a rubare nelle case dei pastori. Un giorno, un giovane pastore la scoprì mentre era intenta a rubare. Ma la creatura era talmente bella che il giovane se ne innamorò. Anche lei ricambiò e gli disse che sarebbe rimasta con lui a patto che non la prendesse mai in giro per il suo aspetto, soprattutto per i piedi caprini. Se lo avesse fatto, lei lo avrebbe lasciato e lo avrebbe anche maledetto. Il giovane accettò e i due ebbero anche un figlio. Ma un giorno, durante un furioso litigio, lui le disse che lei era solo un'anguana con i piedi di capra. La creatura lasciò il figlio e il marito, maledicendo entrambi. Il figlio non avrebbe mai potuto procreare, altrimenti tutti i suoi figli avrebbero avuto le zampe di capra. Un giorno il figlio del pastore si innamorò, ma ricordandosi della maledizione divenne talmente triste che in preda alla disperazione si gettò da una rupe. La terra si aprì e apparve il lago dove viveva sua madre. Si dice che nelle notti d'estate sia possibile sentire un lamento provenire dalla montagna. Vicino al Monte Cristallo c'è il bellissimo lago di Misurina. Secondo la leggenda, Misurina era la figlia di un re ed era molto viziata e capricciosa. All'età di 8 anni, Misurina scoprì che sul Monte Cristallo viveva una fata e che tale fata aveva uno specchio magico capace di leggere i pensieri di chi vi si specchiava. La bambina supplicò il padre e gli chiese di prendere quello specchio. Il re, che faceva di tutto per sua figlia, si recò dalla fata per prenderlo, ma ella gli disse che, in cambio dello specchio, lui si sarebbe dovuto trasformare in una montagna, in modo da proteggere con la sua ombra il giardino della fata. La richiesta era assurda ed era stata fatta proprio perché sperava che egli rinunciasse, ma a sorpresa il re accettò. La bambina, una volta ricevuto lo specchio, fu addirittura soddisfatta che suo padre si fosse sacrificato per i suoi desideri e pensò che sarebbe potuta anche andare su quella nuova montagna a giocare. Ma mentre la bambina stava guardando lo specchio, suo padre iniziò a trasformarsi e Misurina si ritrovò improvvisamente sulla cima del monte. Guardò in basso, ebbe le vertigini e precipitò nel vuoto. Il re, prima di potersi completamente trasformare, dovette assistere alla morte di sua figlia. Dai suoi occhi sgorgarono le lacrime, che formarono 2 ruscelli. A valle si formò un lago, il lago di Misurina. Si dice che lo specchio si fosse frantumato cadendo e che i suoi frammenti furono portati dai ruscelli in fondo al lago. Questi frammenti donerebbero al lago quei riflessi multicolori. Si dice che un tempo un orso terrorizzasse la Val d'Ansiei e che aggredisse i greggi. Il vescovo decise di occuparsene personalmente e andò a cercare l'animale. Una volta trovato, riuscì ad addomesticare l'orso e tornò in paese addirittura seduto su di lui. Si dice che l'orso diventò da quel giorno il suo animale da compagnia.
Una leggenda narra che in un giorno d'agosto un uomo di nome Chadenazzo trovò per terra un libro mentre stava camminando nella Val Soccosta. Lo lesse mentre era su un ponte e si accorse che quel libro conteneva delle formule magiche. Ne provò una e notò che funzionava. Così, il giorno seguente, decise di riprovare. Chiese ai suoi uomini di rimanere in baita e poi disse al libro di trasportare l'erba secca nel fienile. La magia riuscì e il lavoro fu portato a termine velocemente. Il prete, venuto a conoscenza di questo evento, chiamò Chadenazzo e gli disse di bruciare quel libro, in quanto era sicuramente demoniaco. Lui costruì uno steccato e all'interno accese il fuoco dentro al quale lanciò il libro. Mentre le pagine stavano bruciando, apparvero dei diavoli aggrappati allo steccato e minacciarono Chadenazzo. Da quel giorno, l'uomo fu benedetto dal prete.